Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master e il vostro ospite su questo canale. Quando alla fine del mese scorso ho fatto quel video in cui vi facevo vedere le quest su cui io stavo lavorando in questo momento, in entrambi i casi ho detto che ci stavo lavorando insieme a un'altra persona. E anche all'inizio di questo mese, quando ho deciso di far partire la nuova rubrica, quella di scrittura della quest collaborativa Ovviamente si parla di scrivere una quest tutti quanti assieme. Ora, qualche giorno fa, parlando con un mio amico nella vita reale, mi ha chiesto perché io facessi il master lavorando insieme ad altre persone. Se non trovassi tutto questo strano. No, in realtà no, per me è perfettamente normale. Però riflettendoci, effettivamente, molto probabilmente per la maggior parte delle persone, il lavoro del master è qualcosa che avviene in forma privata, lavorando da soli. Quello però non è l'unico metodo possibile di lavoro per un master e forse non è neanche quello più conveniente. Questa settimana andiamo quindi a vedere perché per i master può tornare molto utile collaborare tra di loro per la scrittura delle quest. Cominciamo con una nota autobiografica per spiegare come sono arrivato alla conclusione è meglio lavorare in gruppo per un master anche per me all'inizio della mia carriera come master lavorare da solo era l'esperienza normale gli unici contributi che c'erano alle quest erano quelli che davano i giocatori ma anche in quel caso non erano contributi alla storia erano principalmente contributi all'ambientazione o Cose che i giocatori avevano inserito durante le sessioni che poi io, come master, rielaboravo, riadattavo per fare in modo che avessero senso all'interno della storia. È molto probabile che per la maggior parte di voi l'esperienza del master sia questa: mettete insieme delle idee, sentite cosa propongono i giocatori. Mischiate tutto insieme, scrivete una quest e la proponete al tavolo. Ed è anche quello che faccio io durante la normale manutenzione della quest, sessione per sessione, di settimana in settimana. Quando ho tempo mi metto da solo, vedo gli appunti, vedo cosa i giocatori hanno proposto, cosa devo andare a integrare nella storia, mi metto e lo faccio senza chiamare nessun altro, anche perché organizzare per una sola persona è molto più veloce quindi posso farlo nei ritagli di tempo quando ne sento la necessità io però ho avuto la fortuna di lavorare per più di dieci anni con un gruppo di altri master in un'associazione locale qui della mia zona e in quel caso coordinarci tra noi era indispensabile anche perché per favorire i giocatori stessi, abbiamo sempre scelto di giocare tutte le quest con lo stesso sistema di gioco all'interno della stessa ambientazione, in modo che i giocatori potessero trasferire il loro personaggio da un tavolo all'altro a seconda delle necessità del singolo giocatore o della disponibilità di tavole di spazio in base alla settimana e stiamo parlando di 10 o 15 giocatori divisi su due a volte tre tavoli che giocavano tutti contemporaneamente quindi va da sé che la necessità di coordinazione tra i master per fare in modo che tutti i tavoli e tutti i giocatori fossero grossomodo allo stesso punto all'interno della storia generale più grande e che non ci fossero giocatori che fondamentalmente venivano favoriti rispetto ad altri giocatori non era affatto facile il problema principale era quello di riuscire a fare in modo che ogni singola proposta di ogni singolo giocatore avesse il suo spazio all'interno della storia generale dell'associazione era un lavoro molto impegnativo e diciamo che all'epoca ero più giovane, adesso non so se ci avrei le energie per mettermi a fare una roba del genere, però questo mi ha insegnato moltissimo su cosa vuole dire coordinarsi tra master per mandare avanti una storia. Perché scrivere le quest in gruppo dovrebbe essere meglio che scrivere le quest da soli. Al di là dell'ovvio, cioè che fare le cose in compagnia è più divertente che farle da soli, ci sono anche dei motivi obiettivi che rendono un metodo di lavoro collaborativo preferibile. Uno dei motivi principali è quello che lavorare insieme ad altre persone rende più facile e veloce la crescita personale. Ne abbiamo già parlato nel primo video di questa stagione, se non l'avete visto vi metto qua sopra il link, ma fondamentalmente avere qualcuno che ti spiega le cose è molto meglio per capirle rispetto a doverci arrivare da solo. Ne abbiamo già parlato, non starò a dilungarmi su questo aspetto nel caso recuperate il video. Oltre a quello che si può imparare dagli altri, però ogni master ha le sue preferenze e le sue abilità personali. Ci sono master che sono grandi lettori appassionati di letteratura, che quindi hanno un grande controllo di quella che è la linea narrativa, le trame. Ci sono altri master invece che più poliedrici, a cui piace sviluppare ambientazioni, hanno grandi capacità di worldbuilding, riescono a creare zone geografiche e culture esotiche interessanti e ci sono anche dei master molto più pragmatici che eccellono nell'applicazione delle regole e nell'integrazione delle regole di gioco all'interno del mondo di gioco per rendere tutto più verosimile. Non è strano, non c'è nulla da vergognarsi. Ogni master dovrebbe cercare di avere un minimo di competenza in tutti gli ambiti. Però è perfettamente normale che, in base al gusto personale o alle capacità personali, un master sia più bravo in un aspetto o in un altro. Io stesso ammetto molto apertamente che, per quanto riguarda wall building e narrazione, non ho mai avuto grossi problemi. Per me il mio grande difetto. E l'assoluta incapacità di ricordarmi le regole è molto spesso se il manuale di un sistema che non uso settimanalmente, dopo che abbiamo finito un gioco, io un paio di mesi dopo ho dimenticato totalmente le regole di quel gioco. In casi come questo, lavorare assieme vi permetterà di scrivere delle quest che eccellono in più ambiti anche in cui voi siete carenti. Se voi siete un master molto bravo con le regole, con l'integrazione delle regole nel gioco, ma avete problemi a trovare idee per storie interessanti, non... avete il famoso blocco allo scrittore, non vi viene in mente niente da far fare ai giocatori. Lavorare insieme a un altro master che magari invece abbia un sacco di idee, un sacco di proposte per trame, ma che poi abbia dei problemi a metterle in regola nella pratica, permetterà a entrambi di avere una quest che eccelle sia nella storia, sia nelle regole. Senza contare poi che anche nel caso voi stiate lavorando con master che non sono né più né meno bravi di voi nei vari aspetti, anche solo il fatto di avere più persone che lavorano sulla stessa cosa vi permette di scorciare i tempi. Ognuno di voi dovrà solo disegnare metà delle mappe, scrivere metà dei mostri e pensare a metà dei PNG e di conseguenza ognuno di voi lavorerà la metà del tempo di quello che ci avrebbe messo a fare le cose da solo. Il vero grosso vantaggio di lavorare in gruppo. È quello di poter avere qualcun altro che ci fa da revisione per i nostri bias personali, mettiamola così. Ognuno di noi ha delle idee, dei preconcetti che anche solo per pensiero inconscio alla fine finiscono all'interno delle trame delle nostre quest. E ovviamente per ogni persona le proprie idee sono perfettamente logiche e razionali. Se ogni nostra proposta per la quest viene valutata da una seconda persona è molto più facile che saltino fuori errori logici o buchi di sceneggiatura. Uno degli errori più comuni per esempio è quello di pensare a un antagonista principale per la quest che magari è anche un personaggio strutturato con un retroscena, però dato che quel personaggio l'abbiamo scritto noi e noi sappiamo le motivazioni, Diamo per scontato che le sue motivazioni siano palesi e il suo intento sia chiaro, ma nella realtà non abbiamo mai inserito all'interno della storia delle scene in cui queste informazioni venivano date ai giocatori. Quindi, dal punto di vista del tavolo, quando nel finale della quest salterà fuori il cattivo, loro non sapranno né chi è né perché è lì. Avere una seconda persona a cui anche solo raccontare la storia, non necessariamente un altro master, aiuta molto a far saltare fuori errori logici di questo tipo e aiuta anche a farci prendere in considerazione le classiche cose che il party decide di fare e cui il master non ha minimamente pensato perché è abituato a ragionare con altri schemi. Raccontare la storia a qualcuno. È utile da questo punto di vista perché se noi ci siamo dimenticati qualcosa di ovviamente palese, l'altra persona potrebbe semplicemente farcelo notare. Ovviamente, per tutti quegli elementi che non sono legati alla storia, non sono legati alla trama, ma sono legati all'ambientazione, al mondo di gioco, si può fare riferimento anche agli stessi giocatori del party, dato che non c'è il problema di rovinargli il finale o spoilerargli i colpi di scena magari invece di chiedere ai giocatori di scrivere un background del loro personaggio potete chiedere loro di scrivere anche un minimo di sinossi sulla regione di provenienza del personaggio o su quali sono PNG importanti della sua vita o della sua zona cosa del genere Ogni giocatore potrà conseguire inserendo degli elementi e poi voi potrete inserire tutti questi elementi assieme creando un'ambientazione coerente, partendo dagli spunti del ladro che viene dalla grande città e del barbaro che viene dalla terra delle Tigri, tirando fuori una città che esiste all'interno della terra delle Tigri. Esempio abbastanza stupido, però. E per farsi capire. Diciamo che per questo video ho parlato fin troppo, ho avuto poco tempo per lavorarci perché è una cosa ho dovuto fare di fretta, però spero di avervi fatto vedere un punto di vista a cui non avevate mai pensato. Adesso però è meglio che la finisco qui se no vado avanti per due ore. Ovviamente adesso fatemi sapere voi cosa ne pensate, cioè se lavorate in gruppo, se non lavorate in gruppo, perché preferite lavorare in gruppo o perché preferite lavorare da soli. Scrivetemelo qui sotto nei commenti. Come sempre, se il video vi è piaciuto, mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Iscrivetevi e schiacciate il tasto della campanella se volete ricevere le notifiche. Io sono il Master Kae, noi ci vediamo al prossimo video.